Oggi la Chiesa, con cuore pieno di gioia, volge il suo sguardo al cielo per contemplare la moltitudine di coloro che già partecipano della gloria e della pienezza di Dio Santissimo. Lodiamo il Signore per i Suoi santi e a loro chiediamo il sostegno della preghiera nel nostro cammino di santificazione sulle vie del mondo. Oggi ricorre la giornata della santificazione universale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Davanti a Dio Padre riconosciamo umilmente i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci doni la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo. 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi,
Ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani e gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello». Parola di Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco la generazione che cerca. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Parola di Dio. Prendiamo grazie. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò il ristoro. Alleluia, 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 parola viva di Dio. Alleluia, 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 Signore Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te. Alleluia. 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 Viva Dio. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Signore Dio. La solennità di tutti i santi ci ricorda innanzitutto il destino comune. Il destino comune è quello della gloria di Dio. Il percorso da fare, che è Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Potremmo chiudere qui la riflessione domenicale, la riflessione di questa solennità. Volevo sottolineare con voi però due parole che mi rimangono nel cuore, mi sono rimaste in modo particolare in questa lettura che abbiamo fatto. Da una parte questo numero, il numero di coloro che furono segnati, 144.000, che è un numero simbolico, 12 per 12 per 1000, ricorda le tribù di Israele, quindi un numero che dice un'infinità, ma affianco a questo, oltre al popolo di Israele, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare. Una moltitudine immensa. E a fianco a questo la seconda lettura, che ci ricordava quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati di figli, figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Quanti santi sono sconosciuti? Quante persone che noi abbiamo incontrato nella nostra vita, che riconosciamo presenti in cielo, ma che altri non conoscono. Non vuol dire che dobbiamo fare una promozione di queste persone, ma per ricordarci questa moltitudine immensa che nessuno poteva contare. E dall'altra la difficoltà del mondo che non conosce il Signore e quindi non riconosce i suoi santi. Non conosce il Signore perché, anche nel senso biblico, non fa esperienza, non sa riconoscere la sua presenza e non sa a volte riconoscere la presenza dei santi attorno a sé. È una difficoltà. Perché? Perché si guarda a se stessi, perché si guarda ai propri interessi, perché si guarda alla propria gloria, invece di riconoscere i doni dell'altro. Ecco il percorso da fare, che come cristiani siamo chiamati a vivere, ma anche per stimolare il mondo a guardare oltre, a non fermarsi all'apparenza, ad avere questo sguardo dritto alla meta e a non perdere colui che è la via, colui che è la verità e la vita, come dicevo prima. E Gesù oggi ci propone una strada che lui percorre per primo, quella beatitudine dei poveri in spirito, quella beatitudine dei miti, quella beatitudine che riguarda gli operatori di pace, che riguarda coloro che si mettono a servizio,
coloro che sanno guardare al mondo con occhi diversi, coloro che si preoccupano per le vicende del mondo, per le vicende dei lontani, per le vicende dei vicini, che sono attenti. E allora è un cammino che il Signore ci propone dietro a Lui. Se Lui è la via, la verità è la vita, non dobbiamo fare altro che seguirlo. E allora questa solennità di oggi diventa un motivo per un respiro, perché siamo in compagnia di tanti fratelli che pregano con noi. La festa di tutti i santi e questi giorni, gli 8 giorni che ci dicono la possibilità di ottenere l'indulgenza per i nostri cari defunti, sono proprio il frutto di questa comunione di preghiere tra il cielo e la terra, sempre grazie ai meriti di Gesù, perché altrimenti non arriviamo da nessuna parte. Però abbiamo questa possibilità, la preghiera del cielo e della terra, di coloro che ci hanno preceduto e di noi che camminiamo ancora in questo mondo, che camminiamo ancora alla sequela di Gesù, e coloro che stanno in sua compagnia, che vivono della gioia del paradiso, ma non dimenticano gli amici, non dimenticano coloro che fanno fatica poi nella vita quotidiana. E allora questa comunione di preghiere ci ottiene tante grazie. Approfittiamo di questa giornata, approfittiamo delle prossime giornate. 8 giorni di grazia per coloro a cui teniamo, coloro che dovrebbero vivere un po' di purgatorio, ma che grazie a questa comunione di preghiere vivono il passaggio direttamente alla festa del paradiso. E questa grazia che otteniamo poi diventa una grazia per noi, perché ci ricorda questa possibilità, ci ricorda la comunione, ci ricorda che, come chiediamo ai santi di pregare per noi, a coloro che ci hanno preceduto, lo possiamo chiedere anche a coloro che sono in cammino con noi, a coloro che ci fanno compagnia. Quando chiediamo all'altro, prega per me, ho bisogno del tuo aiuto in questo momento, ho bisogno di sentire vicino la comunità, ho bisogno di sentire vicino le persone che mi vogliono bene o che tengono alle situazioni di vita, alle situazioni di bene attorno a noi. E allora, ecco, chiediamo al Signore il dono dello Spirito proprio perché ci aiuti a ricordare la grazia che ci viene da questa comunione di preghiere e soprattutto la grazia di avere avuto il dono del battesimo e quindi di riscoprire Gesù che è via, che è verità, che è vita. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Colmi di gratitudine per il dono della santità, per l'intercessione di tutti i santi, eleviamo a Dio Padre, sorgente dell'amore, la nostra fervida preghiera.
Preghiamo insieme dicendo: Padre, santificaci nel tuo Figlio. Padre, santificaci nel tuo Figlio. Fonte di santità, concedi alla tua Chiesa, ancora pellegrina sulla terra, di manifestare al mondo la vita nuova del Vangelo nello spirito delle beatitudini. Preghiamo. Padre, santificaci nel tuo Figlio. Autore della sapienza, ispira le menti e i cuori dei governanti, accresci in loro il desiderio di edificare la civiltà terrena nella ricerca sincera del tuo regno. Preghiamo. Padre, santificaci nel tuo Figlio. Sorgente della gioia, consola chi è nel pianto, dà speranza agli afflitti, fortezza ai miti, sostieni i perseguitati, suscita in tutti fame e sete della tua giustizia. Preghiamo. Padre, santificaci nel tuo Figlio. Fonte di carità, fa che partecipiamo al convito eucaristico nella memoria grata del nostro battesimo, per poterci dire ed essere realmente tuoi figli. Preghiamo. Padre, santificaci nel tuo Figlio. E mettiamo nelle mani di Dio Padre anche tutte le preghiere, le persone, le situazioni che abbiamo nel cuore. Padre Santo, dona ai tuoi fedeli di gustare già su questa terra la gioia concessa a quanti hanno amato il tuo Figlio e ora godono della tua visione nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti siano graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i santi, essi che già godono della tua vita immortale, ci proteggano nel cammino verso di te. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare la città santa, la Gerusalemme del cielo che è nostra madre, dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in eterno il tuo nome. Verso la patria comune, noi, pellegrini sulla terra, sorretti dalla fede, affrettiamo il cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa che nella nostra debolezza ci doni come sostegno e modello di vita. Per questo dono del tuo amore, uniti a loro e all'immensa schiera degli angeli, cantiamo con esultanza la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Diciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
San Giuseppe suo sposo, i suoi santi e apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi che intercedono, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma la tua, nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra e il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'Ordine Episcopale e il popolo che tu hai redento. Sostieni, ascolta la preghiera della tua famiglia che ti ha convocato alla sua presenza. Ti congiungi, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concede anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre la tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E lo spirito del Signore risorto, con un inchino ci scambiamo il gesto di comunione fraterna. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio, unica fonte di ogni santità, ammirabile in tutti i tuoi santi, fa che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore per passare da questa mensa che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno al festoso banchetto del cielo, per Cristo nostro Signore. Ricordo oggi pomeriggio alle ore 15 partiamo dalla chiesa di San Rocco, arriviamo al cimitero, la benedizione alle tombe dentro il cimitero e poi la celebrazione della messa nella chiesa del Carmine.
Domani mattina alle 9 la messa qui in chiesa e alle 11 la messa nella chiesa del Carmine. Giovedì la messa invece al mattino nella chiesa di San Rocco. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio, gloria e letizia dei santi che vi rafforza con la loro incessante preghiera, vi doni la sua perenne benedizione. Liberati dai mali presenti per l'intercessione di tutti i santi e istruiti dal loro esempio di vita, possiate essere trovati sempre fedeli nel servizio di Dio e dei fratelli. Possiate godere con tutti i santi la gioia eterna di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona festa a tutti.